Bentornati su ogni momento, io sono Marco. Oggi, con grande piacere, vi presento il nuovo video di Claudio Padovani. Claudio è insegnante di meditazione e counselor. In questo bel video ci parlerà di paure, di preoccupazioni. Qual è la natura delle preoccupazioni? Qual è la radice delle nostre paure? In questo bel video Claudio ci spiegherà appunto da dove tutto nasce. In più, ci parlerà anche del suo evento di domenica 1 dicembre a Roma, dal titolo Come trovare la pace oltre le preoccupazioni. Un evento assolutamente da non perdere. Per l'evento vi lascio anche il link in descrizione. Io vi ringrazio, un ringraziamento a Claudio e tanta felicità a tutti. A presto, ciao! Ciao, qual è la fonte delle preoccupazioni, dell'ansia e delle paure in generale? Beh, in questo video ti svelerò un po' come funzionano le paure, qual è la radice delle paure, e poi ti offrirò una storia, la storia dei due monaci e della bella donna, e poi ti offrirò anche la possibilità di vederci dal vivo. E andiamo per ordine, allora, qual è la natura delle paure, dell'ansia? Delle preoccupazioni. Beh, intanto hanno tutte come unica radice un'emozione primaria, calcolo che le emozioni primarie sono pochissime. Nel film Inside Out si parla di 5 emozioni primarie, e in altre scuole di psicologia sono solo 4 addirittura, in altre sono 6 o poco più. Insomma, sono veramente poche. Una di queste poche è la paura. Quindi l'ansia, la preoccupazione non sono altro che paura. Ma come funzionano queste paure? Perché incidono così tanto nella nostra vita? Beh, innanzitutto un tema che adesso vedremo insieme, ma che approfondirò poi in un seminario, e lì c'è l'occasione per vederci, per conoscere meglio e per approfondire, ti dico subito il link che è comemeditare.it/ evento, comemeditare.it/evento, in cui appunto parliamo di come, grazie anche alla meditazione, possiamo risolvere le paure. Ma come funzionano, ti dicevo? Perché poi con la meditazione riusciamo a risolverle? Beh, innanzitutto, essendo una emozione primaria, fa parte del nostro DNA, cioè ci salva anche la vita. Immagina che passa un camion, noi stiamo attraversando la strada, se non avessimo paura non ci scanseremmo. E quel camion ci travolgerebbe, quindi è una difesa naturale la paura. Dov'è che è innaturale? Nel fatto che noi esseri umani, finché abbiamo paura perché ci sta veramente arrivando un camion nel qui ora, è normale. Il problema è che noi abbiamo il pensiero, lo usiamo e lo usiamo tantissimo, anche troppo, siamo in balia delle nostre preoccupazioni, dei nostri pensieri, delle nostre fantasie, e queste fantasie fanno sì che noi non stiamo nel qui ora, dove magari non c'è un camion che ci sta attraversando la strada perché siamo seduti su una scrivania o seduti su un camion, cioè siamo altrove, e invece il solo immaginarlo ci fa preoccupare, ci fa salire l'ansia, ci fa avere paura, anche se non c'è nessun motivo nel qui e ora per avere paura. Quindi è la fantasia che anticipa un problema che non c'è e che magari non ci sarà mai. Ma anche quando ci sarà, magari ci saranno altre soluzioni o si presenterà in modo diverso da quello con cui invece lo abbiamo immaginato. E questo è uno dei problemi. Infatti, quello che vediamo è che quando noi meditiamo, dopo un po' ci rendiamo conto che i pensieri ci portano nel passato a rimuginare, a ripiangere sul latte versato, in qualche modo a recriminare quello che c'è stato, senza poter intervenire nell'adesso su quello che già c'è stato, perché c'è già stato, ma soprattutto a pensare tanto al futuro. E il futuro ha questa caratteristica, è eccitante, talvolta se mediti ti vengono idee del tipo appena smetto di meditare vado a fare questa cosa e ti viene quella forma di eccitazione, desiderio, brama nell'andare a fare questa cosa, quindi è eccitante, no? È come una nuova avventura. E quindi il futuro, non conoscendolo, da una parte è eccitante, però proprio perché non lo conosciamo si porta appresso le nostre paure. Noi poi abbiamo questa tendenza a riempire quei vuoti che non conosciamo con un desiderio di controllare. Per controllare tutto quanto, noi riempiamo quei vuoti con le nostre peggiori paure.
Quindi andiamo a crearci le peggiori circostanze quasi per volerle scongiurare, quasi per volerle eliminare, ma così facendo di fatto ci immergiamo nella paura, sprechiamo una marea di energie, proprio come un colabrodo di energie, nel preoccuparci di cose che non avverranno mai e comunque non avvengono nel modo in cui lo immaginiamo e soprattutto che quando dovessero anche venire non abbiamo più energia per affrontarle per bene. Il mio esempio più classico, tanto proprio per capire bene il meccanismo e vedrai come lo riconoscerai anche tu, basta riportarle a un tuo vissuto, è quello per esempio quando abbiamo dovuto dare un esame. Allora, seguimi, vivilo insieme a me. Immaginati una volta in cui dovevi preparare un esame. Prima dell'esame cosa c'era? Preoccupazione. Ti preoccupavi che dovevi dare l'esame, oh mamma mia, come andrà, come non andrà, mi preparerò, non mi preparo. Poi però, se ti metti a studiare o semplicemente ti distrai e non studi, beh, in quel momento sei talmente focalizzato in quello che stai facendo che non, in quel preciso momento in cui stai studiando, oh, ti stai divertendo per dire, non ci pensi all'esame, non pensandoci non c'è preoccupazione. Ottimo, perfetto, fantastico. Poi arriva il giorno dell'esame. Di nuovo pensi all'esame e di nuovo salgono le preoccupazioni. Immaginati a un certo punto che ti siedi davanti l'esaminatore e in quel momento l'ansia, che è anticipatoria anche questa, però ecco, è imminente, no? Io mi sto sedendo, sto facendo l'esame. No, in realtà non lo sto ancora facendo, mi sto sedendo per farlo, ma l'ansia fa sì che io percepisca questo futuro imminente come adesso, ma non è imminente, cioè è imminente, ma non è ancora, non c'è ancora, ancora non mi ha fatto la domanda, mi sto ancora sedendo, però è normale, o almeno è fisiologico, succede spesso, diciamo così, che quest'ansia in quel preciso momento salga tantissimo. Bene, perfetto. Parte la domanda, ok, se ci fai caso, riportalo alla tua vita, lo noterai con grande facilità, se ci fai caso, in quel preciso momento in cui sei seduto o seduta davanti all'esaminatore e stai rispondendo alla domanda e non ha neanche importanza se l'hai studiata per cui la ripeti, per come l'hai studiata, sei preparata o non sei preparato, non ha importanza, puoi anche inventare di sana pianta nel momento esatto in cui tu stai rispondendo. Non c'è ansia, non c'è preoccupazione. Nel momento in cui esatto in cui stai offrendo la tua risposta, non ci sono preoccupazioni. Se ci fossero preoccupazioni, faresti scena muta, perché la tua mente sarebbe di nuovo a dire non lo so, ma tanto non lo so, ti bloccheresti e non andresti più avanti. Staresti solo nel mondo delle fantasie, nel mondo del non lo so, oddio, 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 che succederà di me. Se invece, se ci fai caso, nella tua vita, nel momento in cui stai rispondendo, in quel preciso momento, le ansie non ci sono. Poi magari finisce la prima risposta, risale l'ansia perché ti dici che cosa mi chiederà adesso, ci può stare. Ma come riscontrerai proprio nella tua vita nel momento in cui tu ti occupi di rispondere, non ci sono più preoccupazioni. E questa è l'essenza della preoccupazione. La preoccupazione anticipa preoccuparci di qualche cosa che è molto diverso invece di occuparci di qualcosa. Quando ci occupiamo, la preoccupazione non c'è più. Perfetto. Quindi, perché la meditazione può essere un ottimo strumento per risolvere questa cosa? Perché con la meditazione, soprattutto con la meditazione Vipassana, ma con la meditazione in generale, ci ancoriamo all'adesso. E cosa facciamo nell'adesso? Invece di preoccuparci, quindi di essere in balia dei pensieri che ci proiettano nel futuro, preoccupandoci, semplicemente ci occupiamo delle cose così come sono. Ecco che quindi questo stare nell'adesso crea pace, crea una pace che fa sì che noi non disperdiamo più tutte le energie nelle preoccupazioni, nell'ansia, nelle paure, ma riusciamo a focalizzarci per bene in quello che c'è. Quando siamo focalizzati in quello che c'è, quando arriva un problema, lo risolviamo molto più semplicemente. È immediato perché abbiamo anche quell'energia, quell'attenzione, siamo focalizzati nel qui e ora, per cui appare un problema, non hanno, qualche volta non fa neanche in tempo ad avere la natura del problema, perché lo stiamo già risolvendo, quindi non è neanche più un problema qualche volta. Infatti si dice che un problema
che non ha una soluzione non è un problema, ma anche un problema che ha una soluzione non è un problema. E quindi ecco che grazie alla meditazione noi possiamo rialenarci a ritornare nel momento presente. Bene, ti raccontavo, ti avevo accennato anche a una storia che volevo raccontarti, che era quella dei due monaci e della bella donna. Ebbene, la storia è questa: ci sono due monaci che devono fare un lungo tratto di strada insieme in una giornata monsonica, quindi aveva piovuto tantissimo, c'erano pozze d'acqua da tutte le parti, e loro tranquillamente camminavano in questo contesto, in questa situazione, quando a un certo punto al bordo di un marciapiede c'è una bellissima donna, giovane, piacente, vestita in modo molto curato, che però aveva un problema: doveva attraversare una pozza, doveva attraversare la strada che era ricoperta d'acqua e si sarebbe bagnata tutta, avrebbe rovinato tutti i bei vestiti che indossava. E quindi era ferma, lì immobile, non sapeva bene come fare, quando uno dei due monaci, con grande naturalezza e tranquillità e semplicità, la prende in braccio, la porta dall'altra parte della strada, la poggia sul marciapiede e poi con l'altro collega monaco, continuano il loro lungo viaggio. Cosa succede? Che il secondo monaco, quello che non aveva portato con sé, la donna comincia a dire, ma comincia a pensare tra sé, come monaci non possiamo neanche toccare una donna, figuriamoci prenderla in braccio, ma come ha potuto il mio collega monaco fare una cosa del genere? Tra l'altro è proprio un precetto proibitissimo per noi. Figurati che poi dopo si crea quell'attaccamento nei confronti delle donne, noi proprio per questo non dobbiamo toccarle, non dobbiamo fare, se no stiamo lì a pensare alle donne e questo ci fa male, non ci fa deviare dal nostro cammino, ma lui proprio che è così saggio, così preparato, come ha potuto fare una cosa del genere? E camminano, camminano, camminano e questo secondo monaco sta sempre lì a rimuginare. Arrivano nei pressi del convento, quando a un certo punto non ce la fa più. E il secondo monaco dice al primo: Ehi, guarda, guarda, questa donna era pure piacente, era bella, tu l'hai portata appresso, non dovevi, poi si crea attaccamento. Insomma, gli fa tutta la tiritera di tutte le cose che su cui aveva rimuginato per tutto il lungo viaggio che avevano fatto. Ebbene, il primo monaco, con grande semplicità, gli dice: Ma io quella donna l'ho lasciata lì, chilometri dietro, tanto tempo fa, quando l'ho appoggiata sul marciapiede, e invece tu te la sei trascinata appresso fino ad adesso. Ebbene, anche se in questo caso, come vedi, si parla del passato, noi comunque siamo in preda ai nostri pensieri, e questi pensieri fanno sì appunto che non ci godiamo il viaggio, non siamo presenti nell'adesso, ma diamo grande energia alle nostre fantasie mentali e semplicemente non siamo spesso capaci di lasciare lì un pensiero, così come potevamo lasciare, come quel monaco ha lasciato quella bella donna sul marciapiede, e proseguire a cuor leggero. E quindi ecco come la meditazione ci può aiutare, ci può venire incontro proprio a non avere questi attaccamenti e a dare meno energia ai pensieri, sempre di meno, non significa non avere pensieri, ci mancherebbe altro, lì si aprirebbe un altro capitolo. Ma si tratta appunto di alleggerirci, di ritrovare il qui e ora, di ritrovare la pace. La meditazione ci può essere di grandissimo aiuto. Ti dicevo che ho creato un'occasione in cui approfondiremo la meditazione e parleremo proprio di questi temi. E per saperne di più ti invito a consultare questo link www.comemeditare.it/. Evento, comemeditare.it/evento. Spero che anche tu possa partecipare. Normalmente i miei incontri sono per pochissime persone, 20, 30, difficilmente si supera questo numero, anzi, normalmente si sta di gran lunga all'interno, anche 15 persone vanno benissimo, proprio per creare un clima molto intimo, in cui è più facile veicolare, trasmettere e meditare insieme e veicolare un pochino dei messaggi che ci possono aiutare in qualche modo a ritrovare quella pace
che comunque dovrebbe essere nella nostra profonda vera natura. Non mi resta altro che ricordarti il link e invitarti a partecipare www.comemeditare.it/evento.